Pregherei adesso Antonella Ciaramella, vicepresidente della Commissione Sburocratizzazione, per il suo intervento. Grazie. Grazie, benvenuti a tutti. E credo che questa sala sia anche un po' l'esempio della possibilità di cosa stiamo parlando quando parliamo di democracy. Siamo sicuramente una folta rappresentazione di quelle che sono i nostri uffici e tutti gli operatori che hanno partecipato a questo progetto, ma grazie appunto alle nuove tecnologie ci potranno vedere in tantissimi. Questo significa anche essere aperti e poter mettere a disposizione della cittadinanza e di chiunque oggi abbia un telefonino, perché non parliamo più neanche di un computer, cosa che si faceva qualche tempo fa, chiunque ha un cellulare può partecipare a questa giornata e potrà vederla anche nel momento in cui sarà più comodo per lui. Faccio questa piccola considerazione perché dobbiamo anche semplificare il nostro linguaggio. Quando parliamo di e-democracy non stiamo parlando di un mostro, non stiamo parlando di trasformare il nostro pianeta in qualcosa, in un agglomerato di ferraia. Stiamo parlando di semplificare la nostra vita e stiamo parlando di quello che io ho studiato all'università, era l'accessibilità del mercato. Le barriere per poter promuovere la propria persona, la propria impresa, la propria associazione, tutto quello che poteva essere raggiunto nella propria vita era proprio l'accesso all'informazione. Oggi questo accesso è più facile. Abbiamo però naturalmente tanta strada da fare, lo diceva la collega Ciarambino, che ovviamente fa il suo mestiere, fa l'opposizione, quindi assolutamente importanti e utili certi spunti, ma noi abbiamo un compito in più, quel compito di portare questa regione a fare un passo in avanti. Le leggi ci sono e se ne possono e se ne devono fare sempre di migliori, ma non bastano. Così come non basta la tecnologia, ovvero l'hardware, quello che veramente manca oggi è una cittadinanza, non soltanto un'amministrazione, una cittadinanza al passo con i tempi. Abbiamo la necessità di maggiori infrastrutture, abbiamo necessità di innovazione, ma abbiamo anche necessità di creare una cultura del digitale, che non è soltanto la capacità di utilizzare gli strumenti, ma di utilizzarli bene e per gli scopi che sono di promozione e di accrescimento della comunità, non per combattere la comunità. Questo perché credo che la nostra cultura, quella europea e quella italiana, mediterranea in particolare, al centro c'è e rimane, almeno per quanto ci riguarda, la persona. Se noi passiamo invece dalla semplice esposizione dei dati alla spersonalizzazione quindi dei dati, io credo che stiamo facendo anche un grave errore. Lo dico perché vorrei fare appunto un'osservazione, una riflessione politica. Lascio ai tecnici di fare i tecnici. La mia osservazione politica è che noi dobbiamo tendere a una società che abbia maggiore accesso ai dati, ma nella quale nessuno dismetta la responsabilità della produzione e dell'utilizzo di quei dati. Non mi piace, lo dico molto, molto sinceramente, una società nella quale sono buttate lì le informazioni, dove non si sa chi le produce e dove un'amministrazione, un politico, un governo possa dire è la produzione di tutti, quindi non è colpa di nessuno. Dove non c'è quel vincolo di rappresentanza proprio perché si dismette il rapporto con la persona e con il territorio. Noi siamo partiti in questa regione con un asset normativo, sugli open data in particolare c'era già una legge e finalmente arriviamo anche all'implementazione di un portale, abbiamo visto anche di un importante progetto di open source. È un passo in avanti fondamentale. Così come abbiamo inaugurato questa consiliatura con una legge, quella della semplificazione, la legge 11 del 2015, nella quale mettevamo insieme semplificazione e accesso ai dati attraverso appunto il portale. Fino ad arrivare ad oggi stiamo ragionando sul Casa di Vetro e ancora abbiamo nella finanziaria del 2015 introdotto l'obbligatorietà del riuso.
Ma ripeto, questo non basta perché sono appunto norme che devono trovare poi un'applicazione in quelli che sono i nostri obiettivi. E tenere il passo con quello che è la vera, il vero motivo per il quale oggi stiamo parlando di questo, ovvero i democracy. Mi piace pensare che la I appunto sia meno pesante di democracy, perché altrimenti correremmo il rischio di non considerare l'impatto delle nostre azioni, che sono oltre a quelle dell'iperinformazione, dello sciacallaggio e della speculazione dei dati, anche quella della emarginazione di chi al momento non è capace di utilizzare questi dati. Quindi accompagnare chi invece sa e ha bisogno di questi dati appunto per costruire insieme la democrazia e costruire anche la proposta. Oggi parliamo di necessità di dati aperti anche per partecipare a un bando, un bando europeo, piuttosto che per tracciare la strategia di un'impresa, oltre che per governare una città. Ma c'è necessità appunto che ci sia l'accompagnamento e mai la dismissione della responsabilità della pubblica amministrazione e della politica. Grazie.